Care amiche ed amici, qui un'altra volta il vostro Sant'Enchan. Mi sto registrando con il tablet, filmando, che già dopo 20 minuti c'ha il 50% della carica. E me l'hanno riparato la seconda volta, sempre gli cambiano la placca madre, la placca, e qualcos'altro, mai la batteria. Dicono che sta bene, ma allora perché dopo 18 minuti si scarica al 50%? Boh, devo farlo funzionare per vedere se magari prende male il tempo di scarica. Magari, ecco, se dura un'ora e mezza acceso, poco importa che visualizzi il 50% della carica dopo 20 minuti. Vorrà dire che notifica male il consumo dell'energia, però dovrebbe durare un'ora acceso senza ricaricarlo. Da quando ho fatto l'ultimo video non mi sono più registrato, filmato, per mancanza di tempo. Comunque vi devo ringraziare ancora una volta di seguirmi. Forse entro poco tempo arriveremo alle 70.000 visioni del canale. E quindi vi ringrazio a tutti e tutti voi di seguirmi, di votare i miei video, di commentarli e niente. Devo adesso scegliere degli argomenti, ne ho molti, ma faccio questo video così per salutarvi. Spero che tutto vi vada bene e soprattutto accetto suggerenze. Se qualcuno di voi ha qualche aneddota o qualche consiglio da darmi, lo ascolto volentieri. Se c'è qualche tema che vi piacerebbe ascoltare, di cui vi piacerebbe ascoltare un mio commentario, una mia esposizione, sono pronto a dei suggerimenti. Quindi temi di storia, di letteratura, di attualità, commentari letterari, qualche libro da propormi, così. Voi che mi seguite, me lo farete sapere che avete degli interessi particolari, di cui vorrete ascoltare. E poi, vabbè, avrei bisogno di rinnovare il mio parco tecnologico perché si sta sfasciando e poi perché è molto economico. Se YouTube non mi inizia a dare qualche centone di dollaro, c'ho poco da rinnovare. Quindi un appello a tutte e tutti voi che mi seguite, diffondiate i miei video e fate clic nei banner pubblicitari. Vi ringrazio di seguirmi. Vabbè, questo era un video saluto. Un video saluto. E a presto, a pronto. Sto leggendo l'opera di John Woodruff, alias Arthur Avalon, si firmava così nelle sue traduzioni, del tantrismo buddista ed indù. Beh, e poi vedrò di che parlare. Intanto ogni giorno sto in Instagram, se voi volete attualizzarvi rispetto alle mie foto, soprattutto di gastronomia casareccia, mi troverete in Instagram. Adesso che c'ho il tablet di nuovo, che me l'hanno riparato, speriamo funzioni, starò anche più presente in Google Plus e in Facebook ed anche in Twitter. Vabbè, vi lascio. Grazie di seguirmi. Grazie dei mi piace e degli ascolti. Un saluto.
Ciao e a presto. Il vostro Saint Enchan. Ciao.